Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi un video tutorial. In questo video tutorial, in cui realizzeremo un vero dipinto, utilizzerò gli acquarelli, quelli tradizionali, e due prodotti che mi sono stati gentilmente spediti da Artmie. E ovviamente Artmie lo trovate come sito www.coloriedarte.it, il link è nella descrizione del video. E questi due prodotti sono gli acquerelli della Van Gogh pearlescenti e metallizzati e il cartone telato, questo qua, che assomiglia proprio ad una tela, ma non ve lo giro perché è già dipinto. Quindi è una tela ma studiata per l'acquerello. Prima però di lasciarvi a questo video tutorial con tutte le mie considerazioni su questi due materiali utilizzati assieme agli acquerelli tradizionali anche, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale YouTube, mi raccomando, e di attivare la campanellina per rimanere aggiornati quando pubblico i nuovi video. Naturalmente non dimenticate di lasciare il pollice in su a questo video e di dirmi se avete già sperimentato questi due materiali e che cosa ne pensate. Se avete deciso di dipingere assieme a me a questo video tutorial, mi raccomando, postatemi anche i vostri risultati. Ma adesso andiamo con la ripresa dall'alto e andiamo a dipingere. Ciao a tutti, allora questo è il disegno di una sirena e andremo a dipingere con questi colori. Per prima cosa facciamo un colore pelle molto chiaro utilizzando un rosso, potete utilizzare un rosso primario anche e poi dopo vado ad aggiungere un po' di ocra gialla e poi aggiungiamo un colore pearlescente. Potete aggiungere o il pearlescente, quello che tende un po' al violaceo, oppure anche l'argento. Mentre dipingete, adesso andiamo a fare tutto il colore della pelle e in questo modo. Mentre dipingete, forse non si vedrà subito che cosa sta succedendo. Adesso andiamo a creare un verde. Prendete un verde primario e aggiungete anche del giallo. Poi anche qui potete aggiungere o un pochino di oro, oppure potete aggiungere il pearlescente, quello in basso a destra, che tende al verde. Mischiate tutto. E poi invece andiamo in alcune zone a dare esclusivamente l'oro. Potete utilizzare quell'oro un pochino più chiaro o quello un po' più scuro, ma secondo me sui fogli bianchi si vede meglio, anche se in questo caso è tela bianca, si vede meglio l'oro un po' più scuro. E poi diluitelo con l'acqua. Lavorate esattamente come lavorate con gli altri acquerelli. Potete andare a mischiare anche al verde, invece di aggiungere tanto giallo, aggiungete al verde un po' di giallo e poi aggiungete anche dell'oro. Ora io lo so che mentre lo sto facendo voi dite: ma sì, sembra un acquerello pressoché normale. In realtà questo è una cosa bellissima che sembra un acquerello normale perché stiamo lavorando su tela. Ma poi alla fine vi faccio vedere che invece avendo mischiato gli acquerelli, quelli più classici, a questi pearlescenti vedrete la differenza del risultato finale. Adesso aggiungo un po' di oro nelle braccia. E io non so se proprio si vede già, ma non si, no, nel video non ancora non rende. Ve lo faccio vedere dopo alla luce e vedrete quanto luccica il risultato mischiando gli acquerelli tradizionali a questi pearlescenti. Come vedete, su questa tela si lavora esattamente come l'acquerello. Prendo l'acqua per sfumare, per creare la gotta un po' più rossa. Guardate, si sfuma esattamente come l'acquerello. Adesso vado un po' a tocchi alternando un po' di verde più chiaro, un po' di verde più scuro e anche dell'oro. L'oro non c'è bisogno, solo che lo mischiate, veramente si vede già molto anche così. Quindi creiamo un po' di chiaroscuro alternando del verde un po' più chiaro con del verde più scuro. Invece nelle parti più in luce andiamo a dare l'oro, sempre a tocchettini per creare un po' quella texture come una lisca di pesce, insomma, come fosse proprio una coda di una sirena. Adesso utilizzo
del rosso, a cui aggiungo leggermente del marrone e andiamo a e anche un po' di giallo. Se volete creare invece un po' un rosso un po' più arancio per quel che riguarda i capelli, e andiamo a fare i capelli. Proprio come nell'acquerello tradizionale fatto su carta, vedete quando mettete troppa acqua si spande esattamente, si lavora esattamente allo stesso modo. Quindi dicevo, proprio come nell'acquerello tradizionale che si fa su carta, in questo anche su tela andiamo sempre a creare il chiaroscuro alternando delle parti più chiare alle parti più scure e comunque a sfumare sempre con l'acqua. Se mettete molta acqua, come vedete, il colore è decisamente chiaro e quindi fa proprio, si comporta la tela, è fantastico. Io sono entusiasta di questa tela perché si comporta esattamente come acquerello. Guardate i capelli come, e i colori come si espandono, esattamente come la carta 100% cotone. Veramente mi piace tantissimo perché alla fine state forse. A video si vede giusto, ma in realtà rimane tramato, cioè si intravede la tela sotto, però si vede la trasparenza e le macchie come esattamente come nell'acquarello tradizionale su carta. Ok, faccio qualche tocco di verde un po' più scuro, qualche tocco di oro, creando ancora più chiaroscuro, perché come vedete anche in questo la tela si comporta esattamente come la carta cotone, ovvero asciugando si schiarisce. Col colore della pelle vado a scurire un po' alcune zone e con il bronzo, che sarebbe il secondo colore in basso a sinistra. E se li avete sistemati come sono nella scatola originale, vedete che è un po', sembra dare quel po' di scuro, ma poi vi farò vedere alla luce quanto in realtà questo scuro non faccia altro che brillare tantissimo. Adesso vado a dare il fondo. Per farlo utilizzate un blu o un blu oltremare o un azzurro, potete anche utilizzare, io aggiungo anche un po' di grigio di Pin perché voglio che sia non troppo lucido, insomma deve essere notte quindi deve un po' opacizzare secondo me quello che c'è. Le bolle di sapone lasciatele, copritele tranquillamente perché dopo andiamo a farle con l'argento. E anche in questo fate esattamente come fareste con l'acquarello tradizionale, ovvero andate col pennello vicino alla sirena e poi tirate il colore. Fatelo all'inizio, utilizzate un colore abbastanza acquoso in modo da riuscire a tirarlo e poi andremo a scurire alcune parti con il colore più solido. Sotto la sirena faccio qualcosa anche qui di verde. Poi dove ci sono invece la coda va dentro l'acqua e dove le luci si appoggiano sull'acqua vado a dare anche del bronzo. In questo modo quindi non farò solo il riflesso un po' oro e un po' bronzo. Vado a scurire anche qui come con l'acquarello tradizionale io ho preso il mio blu di partenza e ho aggiunto del grigio di Payne. Andiamo a fare con l'oro e il bronzo mischiati assieme, andiamo a fare le luci che sono sull'acqua e col bronzo diamo un colore di base un po' oro, un po' bronzo, il bronzo lo utilizziamo nelle parti un po' più scure e l'oro nelle parti diciamo dove la luce si vede di più, quindi un po' più accesa. E poi dopo rifinite un po', se i colori si sono appiattiti asciugandosi, andate di nuovo a creare un po' di colori un po' più scuri. Io andrò a sistemare un po' l'occhio, andrò a sistemare un po' i capelli, insomma vado un po' a scurire alcune cose. Intanto le luci, come vedete, utilizziamo il bronzo per fare la parte un po' più scura e l'oro, come vi ho detto, per fare la parte un po' più chiara. Lo faccio per tutte e tre le luci. Questo è il bronzo puro. Ricordatevi che pure questo, essendo comunque acquerello, asciugando un po' schiarirà.
quando abbiamo fatto le luci che appoggiano sul mare, andiamo a prendere l'argento, l'argento quello più vivace e anche il perlescente che è argento chiaro, e andiamo a fare le bolle di sapone, semplicemente col pennello quasi asciutto. Vedrete che il fondo, essendo blu, risalta tantissimo. Adesso rifinisco alcune cose e poi vado sotto la luce con la tela e vi faccio vedere quanto non sia il risultato, non sia un acquerello normale. Ed è bellissimo perché si intravede la trama della tela proprio come fosse una tela di quelle con cui si dipinge su olio, per olio e acrilico, e nello stesso tempo ha proprio la trasparenza e i colori tipici dell'acquarello. Lo trovo una coppiata fantastica e poi luccica, che è una meraviglia, guardate sotto al sole. Intanto questo è il mio risultato finale. E adesso magia sotto al sole. Guardate, guardate la pelle, non è pelle normale, guardate che meraviglia come luccica l'oro e tutta la pelle. Ah, fantastico, veramente un effetto fantastico. E vedete, si vede ancora la tramatura della tela, ma le macchie sono quelle dell'acquerello. Bellissimo. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto ed ecco le mie considerazioni riassunte. Gli acquerelli perlescenti e metallizzati della Van Gogh mi sono piaciuti anche in aggiunta agli altri colori, diciamo agli acquerelli più tradizionali. Diciamo che se aggiungiamo quindi ai colori tradizionali e mescoliamo assieme dei colori perlescenti, mentre li mescoliamo non vedremo una grossa differenza. In realtà, quando li andiamo poi a utilizzare, ci accorgiamo che sembrano più chiari, e se andiamo a muovere la carta o in questo caso la tela, ci accorgiamo che proprio brillano alla luce, soprattutto alla luce. Perché, come avete visto, alla fine del mio dipinto sembrava un dipinto pressoché normale, ma messo alla luce veramente brillava come oro. Per quel che riguarda il cartone telato, vi devo dire che me ne sono proprio innamorata, perché ero convinta che si utilizzasse un po' come una tela, quindi sì, l'effetto, l'acquerello non si sarebbe mosso proprio come l'acquerello, non sarebbe stato assorbito, mescolato, sfumato, insomma, non avrebbe mantenuto una trasparenza dell'acquerello. E invece sì, e invece proprio sì. Che differenza c'è dalla carta? Che alla fine abbiamo un lavoro su tela, quindi comunque si presenta anche in modo molto diverso. Ma la resa e il risultato è proprio d'acquerello, quindi è proprio riconoscibile come acquerello, ma su un supporto più diverso. E voi avete sperimentato questi due materiali? Mi raccomando, scrivetemelo qui sotto e ditemi cosa ne pensate. Ringrazio ancora ArtMie per avermi fornito questi due bellissimi materiali. Vi ricordo che il sito di ArtMie è su www.coloriedarte.it e trovate questi due materiali, quindi il cartone telato per acquerello in varie misure e ovviamente anche gli acquerelli della Van Gogh perlescenti e metallizzati, ma trovate tantissimo materiale per la pittura e non solo. Quindi andatelo a visitare. Nei prossimi video naturalmente utilizzerò l'altro materiale che mi è stato inviato da Armie, veramente tantissimo, quindi sono molto curiosa di andare a sperimentare anche gli acrilici della Van Gogh. Vi ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo al prossimo video.